Prima di guardare il video, assicurati di lasciare un like e iscriverti se vuoi supportare il canale. A chi non piace essere sempre in ordine, indossando capi puliti e senza pieghe. Certo, stirare è piuttosto impegnativo, soprattutto se ci si dedica con superficialità all'attività che lo precede, stendere il bucato. Il primo passo per facilitare la stiratura è prendersi cura dei capi prima che arrivino sull'asse da stiro, stendere il bucato. Un capo ben steso mantiene meglio la forma e presenta molte meno pieghe, agevolando la stiratura. Anzi, a volte la evita del tutto. Ecco i 7 consigli per stendere il bucato, alleggerendo poi il lavoro di stiratura. 1. Il primo step quando si è davanti allo stendino, è quello di sbattere bene i panni prima di appenderli. Farlo energicamente per 2-3 volte consente di evitare la successiva fatica durante la fase di stiro. 2. Durante le giornate molto calde, con il sole forte, è bene stendere il bucato all'ombra. In questo modo si evita che i raggi solari induriscano il tessuto, rendendolo quindi più complicato da stirare. Inoltre stendere i panni al rovescio è una buona abitudine per proteggerne il colore. 3. Anche la scelta delle mollette può influire sui risultati di asciugatura. Alcune infatti lasciano il segno sul tessuto, è bene preferire mollette di plastica e, quando possibile, usare appendini e grucce. 4. Non è necessario stirare le tende, appendendole quando sono ancora leggermente umide, il loro peso sarà sufficiente per eliminare la maggior parte delle pieghe. 5. Un aiuto anche per le lenzuola, difficili da stendere. Basterà appenderle per le estremità con tante mollette formando un sacco, questo favorirà il passaggio dell'aria e contribuirà a ridurre i tempi di asciugatura. 6. Anche pantaloni e gonne meritano attenzione, soprattutto se sono particolarmente pesanti. Appenderli dalla vita, tirando le cuciture e sistemando bene le tasche permette di avere un capo quasi senza pieghe. 7. Infine, si consiglia di stendere i maglioni più pesanti, appoggiandoli sull'estendino in orizzontale, in modo da evitare di farli deformare. Facci sapere nei commenti se questi consigli ti sono stati utili. Non dimenticarti di lasciare un like e di condividere il video.